Il Premio Nazionale Alba allarma dei carabinieri. Questa mattina alla presenza delle autorità c'è stata la consegna del premio al generale Michele Sirimarco, comandante della Legione Carabinieri di Abruzzo e Molise. Un ruolo importante quello dell'arma per la difesa della salute alimentare ed ambientale. Noi facciamo un lavoro a favore della comunità, a favore per intervenire sulle esigenze di sicurezza della comunità, esigenze di sicurezza che vanno aumentando, vanno amplificandosi e con la sensibilità che c'è adesso, con le nuove sensibilità che ci sono adesso, bisogna anche incrementare le capacità di risposta. Nel settore della tutela ambientale, della tutela agroalimentare, della antisofisticazione alimentare, l'arma dei carabinieri ha da tempo dei reparti specializzati che vanno continuamente migliorando la loro capacità di risposta. Noi peraltro recentemente abbiamo unito l'arma dei carabinieri alle competenze tecnico-professionali della Guardia Forestale e in questo settore abbiamo fatto sicuramente un passo avanti per rispondere meglio a queste esigenze. Si tratta della terza edizione del premio, come ha spiegato Francesco Fagnani, presidente dell'Associazione Alba, un'associazione che si muove sulle linee direttrici del lifestyle, del benessere e dell'alimentazione e che opera su tutto il territorio nazionale. Non poteva essere non essere così, perché la prima edizione nel 2014 è stata data al professor Fatati sui temi dell'alimentazione per l'Obesity Day, la seconda edizione è stata data all'enciclica Laudato Si in Vaticano a Papa Francesco per i temi ambientali, questa terza edizione del premio Alba li riunisce entrambi, perché infatti vuole riconoscere il lavoro quotidiano silenzioso dell'Arma dei Carabinieri attraverso i NAS e i NOE sui temi dell'ambiente e della sicurezza alimentare.